Mamma poi alla colina, loco! Vamo garato, al tavolo 4! Para! La! Mandarina fina col più! Ananas, loco! Vamo! Hai notizie per me, Altair? Garniero di Naplusa è morto. Eccellente! Non potevamo sperare in un esito più propizio. Tuttavia... Che c'è? Egli affermava la nobiltà della sua opera. E a ripensarci, coloro che ritenevamo suoi prigionieri sembravano essergli grati. Non tutti, certo, ma abbastanza da farmi chiedere come riusciva a trasformare i nemici in amici. Coloro che comandano troveranno sempre dei modi per farsi obbedire. È questo che li fa comandare. Quando le parole falliscono, ricorrono al denaro. Quando esso non basta, si avvalgono di cose più basse. Corruzione, minacce e altri tipi di inganno. Esistono piante, Altair. Erbe da terre lontane, capaci di distaccare dai propri sensi. È tale il piacere che procurano che gli uomini possano diventarne schiavi. Pensate che fossero drogati? Avvelenati? Sì, se davvero era come mi hai descritto. Erbe. Certo, uno strano metodo di controllo. I nostri nemici mi hanno accusato di fare lo stesso. La promessa del paradiso. Pensano che sia un giardino, pieno di donne e piaceri. Che io vi droghi, come faceva Garniero con i suoi, e che vi tenti con le sue delizie. Essi non conoscono la verità. Ed è così che deve essere. Ma se lo sapessero, che ciò che vogliamo è la pace. Non avrebbero più paura di noi, e noi non avremmo presa su di loro. Vai, è tempo di proseguire il tuo lavoro. Hai riottenuto un altro rango e un altro pezzo dell'equipaggiamento. Parleremo di nuovo quando il prossimo sarà caduto. Fratelli e sorelle nell'amore, benvinguzzo o bentornazzi sul canale di Marco For Press. Io sono Marco For Press e questo premi senza rilasciare R1 e cerchio. Oh, perfetto, andiamo ad addestrarci, se solo riuscissi a ricordarmi i tasti. Questo è il quarto video di Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed per PlayStation 3. Lo giochiamo su PlayStation 3 e è un po' che non gioco perché, fratelli e sorelle nell'amore, il video precedente mi ha fatto veramente impazzire. Andiamo ad addestrarci un pochino e sono riuscito a recuperarlo. Io quello che vedete temevo di averlo perso. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. No. Potresti dar loro una dimostrazione? No. Come azione da Ash. Sì. Avrai da fare? Capisco. Effettivamente sì. Cosa? Facciamo i pugnali. Non lanciate pugnali a casaccio. Spesso non avrete una seconda. Oh Gesù, abbiamo i pugnali? Forse mi sarei dovuto allenare in quello. Comunque, stavolta non vi faccio vedere nemmeno il regno, vi faccio vedere direttamente l'arrivo a Gerusalemme, perché ormai la strada la sappiamo. Sì, ci sono altri punti di sincronizzazione, ma chi se ne frega. Cerchiamo di veramente velocizzare. Con l'assassinio di oggi terminiamo il blocco di memoria 3. E quindi la prossima settimana ci sarà il blocco di memoria 4. E andiamo avanti, spediti, diretti. Io cerco di davvero di fare un video a settimana. Non è facile perché è molto impegnativo fare un video di questi e non sempre ho la possibilità, il tempo di starci dietro, ma faccio del mio meglio. La mia pianificazione al momento sembra andare come prevista. Montare, perfetto. Quindi andiamo, andiamo con Assassin's Creed, finito il quale, vi ricordo, faremo finalmente Revelations. Chiuderemo la trilogia di Ezio Auditore. Non l'abbiamo fatto finora perché perché volevo portare questo. Volevo portare questo perché, come sapete, in Revelations Ezio si ricollega ad Altair. Si chiude un po' il cerchio prima di andare a giocare ad Assassin's Creed 3. Vi anticipo già anche che Assassin's Creed Revelations non avrà il commento, ma sarà solamente una storia con guida.
per il 100% di sincronizzazione e, se riesco, anche il platino. I commenti per adesso li lascio sui giochi nuovi, su Odyssey, che prima o poi finiremo, e poi Valhalla, e chissà quando invece il buon Mirage. Ma non è questo il momento, ci vediamo a Gerusalemme. Eccoci qui, fratelli e sorelle nell'amore, siamo alle porte di Gerusalemme. Bellissima. Bellissima. Come al solito dovremmo salvare qualcuno all'ingresso e poi entrare. Wow, grazie ai fedeli monaci. Mi stanno osservando, attento a quello che fa. Eccola qui. Mamma mia, spettacolo. Una volta entrati, ovviamente, come al solito, ci guarderemo i punti di osservazione e poi finalmente inizieremo con le indagini, dopo essere passati chiaramente dal nostro Rafik a farci dire chi cacchio è l'obiettivo. Ma io posso partire? Tanto non... Eccolo lì, il nostro amico da salvare. Speriamo che non attiri le guardie come al solito. Oh, il cimitero. Temploro. C'ho i pugnali da lancio. Vediamo un po', visto che non mi sono... Credete di essere? Schiavetta, okay. Prendetelo! La spada, Altair. Vuoi morire? Eccoti accontentato. Bene, vediamo se mi ricordo come si combatte. Ok. Che me vuoi nemici, sorto? Che bella anche la spada di Altair con la testa d'aquila. Forse non viene a insultarci nessuno. No, non ti voglio assassinare, ti vorrei parlare. Grazie, ragazzi. Vorrei che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Tutti così, dico. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Questi sono proprio tempi buoni. Aspettatemi, fraticelli. Eccoci. Bene, stiamo anche per aumentare la barra di sincronia. Perfetto, adesso ci godiamo i punti panoramici e poi ci vediamo alla dimora degli assassini per parlare con il nostro Rafik. Non dovete più fare rinunce. Chiunque desideri lavorare può avere ciò che gli spetta. Venite. Godiamoci questa scalata. Vi dirò cosa può offrire Talal. Le gioie, okay, di una vita onesta. Abbiamo gente che vostre. Mi osserva. Ma dove sei? Ma posso già fare un interrogatorio? Ma no. Tutto ciò che si richiede è un'onesta giornata di lavoro, un piccolo sacrificio per grandi ricompense. Ascoltiamo quello che dice nel frattempo, anche se penso che lo riascolterò. Chissà che cosa riserva al futuro? Quali tragedie può portare il domani? Difendetevi contro un futuro incerto. Proteggete coloro che amate. Lavorate duro e sarete ricompensati. Ci pensa Talal. Talal. Sono tempi incerti quelli in cui viviamo. Il cibo scarseggia. Adesso cerchiamo di non cadere di sotto. Non deve andare così. Ok, perfetto. A dopo. Salah al-Din, egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate.
Fratelli e sorelle nell'amore. Eccoci qua. Siamo arrivati alla dimora degli assassini. Abbiamo aiutato tutte le persone in pericolo, oltre ad aver, come avete visto, scalato tutti i punti di osservazione. Ed eccoci qui a Rafik. Salute e pace, Malik. Ah, Malik. La tua presenza qui mi priva di entrare. Malik e Rafik. Che cosa vuoi? Al-Mualim mi ha chiesto... Ti ha chiesto di svolgere qualche compito minore nel tentativo di redimerti. Sputar rospo. Dimmi che cosa sai di un uomo chiamato Talal. È compito tuo trovare e assassinare quell'uomo, Altair. Non mio. Vabbè, ma faresti bene ad assistermi. Una squadra. La sua morte gioverà a tutti. Neghi che la sua morte giovi anche a te? Questo non è affar tuo. Le tue azioni sì che sono affar mio. Non aiutarmi allora. Lo troverò da solo. Aspetta, aspetta. Non ti farò girare a vuoto per la città come un cieco. Meglio che tu sappia da dove iniziare. Ti ascolto. Mi vengono in mente tre posti. A sud, nei mercati al confine tra il distretto musulmano e quello ebreo. A nord, vicino alla moschea di questo distretto. E a est, di fronte alla chiesa di Sant'Anna, vicino alla porta di Bavaria. Questo è tutto? È quanto basta per iniziare. E più di quanto meriteresti. Grazie. Andiamo. Ok, ce ne abbiamo uno subito qui da borseggiare. Potremmo farlo per ultimo. E invece lo faremo per primo. Ok. Oh no, un templare, cazzo. Un crociato. Oh, un templare. Ma che coglioni, ma che volete dalla vita mia? Sei un uomo morto. Maledetto infedele. Arrenditi, non è campo. Fate passare, agguantatelo. Ho bisogno di aiuto. L'avete visto? Che palle. Torniamo indietro. È comparso dal nulla. Questi qua, chi sono? Se le guardie non agiscono, tocca a noi fare qualcosa. Quello che proponi è folle. Ma necessario? Quanti altri dovranno sparire prima che la popolazione reagisca? La cosa non ci riguarda. Non ancora, ma se restiamo passivi, lo farà. E che cosa proponi? L'ho osservato e ho scoperto tutto quello che c'è da sapere sulla sua operazione. È tutto qui, su questa mappa. Ispeziona la mercanzia tutti i giorni alla stessa ora. Sarà allora che colpirò. Hai in mano un pezzo di carta. Non ti salverà se venissi scoperto. Non ti proteggerà da frecce e da spade. Se tutto va bene non ce ne sarà bisogno. Comunque è un rischio che devo correre. Augurami buona fortuna, amico. Davvero? Ti servirà. Porco. Sei non sparita subito, penso io. Cioè, c'avevo la mano nel suo culo, perché non l'ha borseggiato, cazzo? Non si è reinizializzato. Benissimo.
Cosa fa quel pazzo? Stai zitto. Quello deve essere fuori di senno. Benissimo. Scusa. Non capisco cosa succede. La tua sorella sto cercando. Che gli prende? Qua non ci posso andare. No, non capite. No, sì, lo so. Soggetto 17. Vi prego, non me ne andate. Sono qui per favore. Adesso vi faccio vedere come se. Chiaramente c'erano gli eruditi. Ma secondo voi posso star perdere tempo con gli eruditi che stavano in culo ai lupi per partire? Eccoci qua, siamo entrati. Chi è che fischietta? Ho sbagliato. Ho premuto triangolo invece L1. Ti prego, devi aiutarmi. Ti pagherò quanto vuoi, qualunque cifra. Non è così facile, amico. Ma sì, conosco tutti i suoi trucchi. È un codardo, non un guerriero. Scappa al primo segno di problemi. Prendi questa mappa. Indica dove si nasconde di solito. Bene. Non capisci. Capisco, sì. Hai paura. Ti fai chiamare guerriero, ma basta uno schiavista a farti tremare come una foglia. Paura? Niente affatto. Cosa dunque? Non sarebbe corretto da parte mia, visto che già lavoro per lui. Tu? Adesso l'hai capita? Vai, vattene adesso e dimenticherò questa conversazione. Perfetto. Ci abbiamo l'informatore qui. Benissimo. Potrei già assassinarlo, ovviamente, come sappiamo. Ma non lo farò. Ci facciamo tutte le... Eccolo qui. Ci facciamo tutte le indagini. Era per farsi male. È il grande Altair quello che mi sta di fronte. Sì. Quale onore. Figurati. Devi essere qui per una missione assai importante. Magari potrei esserti d'aiuto. Sai, sono piuttosto bravo a origliare e ho sentito molte cose. Però ho combinato un guaio. Avevo delle bandiere di Masyaf da consegnare al capo della dimora, ma le ho perse quando i predoni mi hanno attaccato. Me le troveresti? Bisogna che raggiunga il mio mentore prima che ritorni dal mercato, quindi devi agire veloce come il vento. Che si comporta così. E stai zitto, devo recuperare le bandiere, non lo vedi? Dove cazzo stanno le altre? Talal comprende il vostro dolore. Egli vi darà ciò che rimane. Questo qua che parla di Talal mi sa che è piena scarica di bastonate. Ciao, sei qui. E oppela. Dove sono le altre? Ah, qua sotto. No, passa le scale. Ah, devo pure tornare. Cosa gli passa per la testa? Esattamente. Sì, buoni. No,
lui. Fantastico! Sapevo di poter contare su di te, maestro Altair. Ecco che cosa ho saputo ascoltando le due guardie vicino al Duomo della Roccia. Parlavano di questo Talal. Dicevano che ha molti seguaci fedeli, tutti disposti a dare la vita per lui. E la daranno. Se si accorgono che il loro padrone è in pericolo, intervengono per dare a Talal il tempo di fuggire. È tutto quello che so. Spero che il mio piccolo contributo sia utile. Venite, venite a vedere cosa da offrire. Ops. Questo parlava di Talal appena sono entrato, infatti questo è l'ingresso se non sbaglio. Carne Talal. Incerti quelli in cui viviamo. La merce migliore di tutta questa terra. Il cibo scarseggia, il denaro manca, ma non deve andare così. Esistono opportunità per chi ha il coraggio di coglierle. Chissà che cosa riserva il futuro, quali tragedie può portare il domani. Difendetevi contro un futuro incerto. Proteggete coloro che amate. Lavorate duro e sarete ricompensati. Ci pensa Talal. Oh, bravo, vammi in una stradina isolata da solo. Volete forse battervi? Non avreste dovuto farlo. Non ho niente da dirti. Beh. Parlate con me o parlate con Dio. A voi la scelta. Non fermerai la sua opera. Non puoi fermarla. Fermare cosa? Quale opera? Li sta preparando per il viaggio. Un viaggio dove? Li tiene nel suo magazzino. E quando è il momento, vengono mandati ad Acri. Dov'è questo magazzino? E perché ad Acri? Talal mi dice solo ciò che devo sapere. Nient'altro. È più sicuro così. Per lui, forse. Tuttavia, temo che per voi. Ok, andiamo ad origliare. Fate largo! O all'informatore. Dipende chi c'è prima. Ops, scusa. Informatore. Incredibile. Non fatelo più. Questi che sono dei menatori e cucini che vanno in giro a menare. Sarà in ritardo per una prima cosa. Sì, sì, ciao, eccoti. Qui troverete di tutto. Salute e pace, Altair. Tempi bui questi, vero? Ah, sono in un mare di guai. Dovevo indagare a proposito di alcune strane sparizioni nel distretto ricco. E gli uomini di Talal mi hanno visto in faccia. Ormai la mia missione è compromessa. Senti, ti dispiacerebbe eliminarli per mio conto in cambio delle informazioni che cerchi? Plurale? Tutti i bersagli, due. Buongiorno amico, se posso aiutarvi in qualche modo, in qualunque modo, quel che volete, io ce l'ho, non resterete delusi. Venite, venite a vedere cosa ho. Lasciatemi stare. Non era questo. Non è da nessun'altra parte, ve lo assicuro. Ho bisogno di cibo, tanto fame, sono pochi soldi di scongetto. Ho ucciso, vabbè, un innocente virgola. Fatti vedere, io non abbia. Ah, stanno qua sotto il succo? Qualche spicciolo, chiedo solo qualche spicciolo. Ok. Sono la persona giusta, venite, venite! Ah, non è all'ingresso. Ce la posso fare. Ma la smette di comportarsi come un pazzo. E stai zitto. Venite, venite tutti, ho un sacco di cose in vendita. Mi interessa qualcosa. Ho bisogno di cibo. Tanto fa.
aiutarmi. Sono pochi soldi, vi scongiuro. Cosa? Che c'è? Chi? Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere Giappa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo magari prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. È nostro dovere difenderla fino alla morte. Oh no! Tacete. Bene. Altair, ti sei liberato di quelli che mi conoscevano? Sì. Ottimo. Ecco quello che ho saputo su Talal. È un importante schiavista che occupa la zona nord della città, vicino al Barbacane. Paga un tributo alle guardie per poter operare indisturbato. Ma, da quanto mi hai fatto vedere oggi, sono sicuro che farà la stessa fine degli altri. Grazie ancora, Altair. Sto letteralmente sapendo le cose al contrario. Sto andando nella direzione giusta. Muori, no, cazzo. Non puoi fuggire. Perché mai? Torna indietro. Toglietevi dai piedi. Che sta facendo? Dovrò arrivare nella chiesa? Sì, potrò muovere dentro. Ah, eccolo. Ho trovato il modo per entrare. Devo guardare la mappa. Stiamo entrando nella chiesa, vero? Siamo eruditi. Se vi levate tutti dal bozzo, cortesemente. Bravi, entrate. Sì. Perfetto, easy. Ah. È un codardo. Se non fosse per i soldi avrei mollato da tempo. Mi sa che sei stupido o cieco. Forse entrambi. Come ti permetti? Non hai visto cos'è successo? Ho visto bene. La nostra carovana è stata attaccata e lui se l'è data a gambe. No, non è scappato. Ma di che parli? Hai dimenticato che fine hanno fatto i nostri assalitori? Abbattuti dai nostri arcieri, grazie a Dio. Non dai nostri arcieri. Da lui solo. Stai dicendo che lui ci ha salvati? Sì, si è messo in posizione sopraelevata e li ha uccisi con l'arco. Non avevo idea. Quell'uomo è un mastro arciere. Faresti bene a ricordartelo. A morte, l'infedele! Non puoi scappare! Mi sembrava aver visto una scarpa. Aprirò la tua testa! Fermati! Non riuscirei a scappare! Fate passare! Aguantatele! Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagare! Inseguitelo, svelti! Non fatelo scappare! Altair! Altair! Che cazzo, perché stai fermo? Non può essere lontano. È lui! No, prendetelo! Trovato! Aguantatelo! Non lo so che cosa sta facendo. Prendetelo! Prendetelo! Scoprite dove è andato! Ok,
Bravi ragazzi, alzatevi proprio in questo momento. Che cosa vuoi? Io lode a Salah al-Din. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere. Dobbiamo respingerlo. Gna. Malik. Sei qui per farmi perdere altro tempo? Ho trovato Talal. Sono pronto a iniziare la missione. Spetta a me deciderlo. Molto bene. Ecco ciò che so. Egli traffica in esseri umani, rapisce gli abitanti di Gerusalemme e li vende come schiavi. La sua base è un magazzino situato nel Barbacane a nord. Sta preparando la spedizione di una carovana. Colpirò mentre esamina la mercanzia. Evitando i suoi uomini, uccidere Talal sarà una bazzecola. Una bazzecola? Ma sentilo, che arroganza. Abbiamo concluso? Sei soddisfatto di ciò che ho appreso? No, ma dovrà bastare. Altair? Riposa, preparati, piangi in un angolo. Fa quello che fai di solito prima di una missione, ma fallo in silenzio. Sai il chiacchierone che è Altair di solito. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Siate cauti, amici! Lo Shaitan è ovunque! Guardite! Bisogna fermarlo. Venite, venite a vedere cosa da offrire. Vi prego, tutta nuova. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere Jaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. Questo dolore. Ma che sto facendo? Vi prego, non me ne andate. Solo qualche spiglio. Cosa persa. Fa quello? Per... Finirà per investire qualcuno. Qualcuno fare cose del genere. Salire le scale e poi dal muro aggrapparmi a quel palo. Però, visto che c'erano. Avete qualche moneta? No, non capito. Altro di due, Paola Cheyenne, va. Signore, vi prego, avete qualche spicciolo? Chiedo solo qualche spicciolo. La mia famiglia è malata e... Avete qualche moneta? I fuochi della guerra distruggono la terra e migliaia di vite vengono sacrificate in sua difesa. Sembra una tragedia. Ma io dico che questo è un onore. Morire al servizio di Dio, combattendo per... Adesso, schiavista? Non chiamarmi così. Voglio solo aiutarli, come io sono stato aiutato. Aiuto! Non date loro salvate. Grande aiuto imprigionandoli così. Imprigionarli? Li mantengo al sicuro in preparazione del viaggio che li attende. Quale viaggio? È una vita di schiavitù. Tu non sai niente. È stata una follia persino condurti qui.
pensare che tu potessi vedere e comprendere. Comprendo quanto basta. Fatevi vedere. Ah, dunque vuoi vedere l'uomo che ti ha convocato qui? Non mi avete convocato voi. Sono venuto per conto mio. Sicuro? Chi ha disserrato la porta? Chi ti ha aperto la strada? Hai forse usato la spada contro uno solo dei miei uomini? No, tutto questo l'ho fatto io per te. Avanza nella luce dunque, e ti concederò un ultimo favore. Quale sarebbe? Ora sono davanti a te. Che cosa desideri? Scendete qua giù. Chiudiamo questa storia con onore. Perché far sempre ricorso alla violenza? Non posso aiutarti, assassino, perché tu non vuoi aiutare te stesso. E non posso rischiare che il mio lavoro venga minacciato. Non mi lasci scelta. Devi morire. No. Dai, che palle. Non perdete tempo. Fatelo fuori. Infedele, non hai speranza contro di me. Dio è dalla mia parte. Che sprezzo, morti! Quanti cazzo sono? Che successo? Largo! Via! Non avete più dove fuggire. Svelatemi i vostri segreti. Il mio dovere l'ho fatto, assassino. La fratellanza non è così debole da fermare la sua opera solo per la mia morte. Quale fratellanza? Al-Mualim non è l'unico ad avere dei piani sulla Terra Santa. Questo è tutto ciò che saprai da me. Allora abbiamo finito. Chiedete perdono al vostro Dio. E ormai ti ha abbandonato da tempo. Come ha abbandonato gli uomini e le donne che ho colto tra le mie braccia. Che volete dire? Mendicanti, puttane, lebbrosi. Ti paiono adeguati come schiavi. Sono inadatti persino ai compiti più umili. No, non li ho presi per venderli, ma per salvarli. Tu invece ci uccideresti soltanto perché ti è stato chiesto. No, voi traete profitto dalla guerra, da vite perdute e spezzate. Sì, questo è ciò che credi, ignorante come sei. Hai isolato la mente. Dicono che è il meglio che la tua gente sa fare. Non cogli l'ironia di tutto questo? No, non ancora, pare. Ma lo farai. Pronti. Qualcuno si farà male. Prenditi, non è caso. Alla merce mi devo spingere. Stupido. Non mi sfuggirà. Bravo. Culo. Ce la puoi far tagliare. Non
Non mi importa, Dio ti ha già maledetto. Non puoi sfuggirmi. Hanno fame. Sono pochi soldi, vi scongiuro. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Altair, è una vera gioia vederti tornare. E com'è andata la missione? L'ho portata a termine. Talal è morto. Oh, lo so, lo so. Anzi, lo sa l'intera città! Hai dimenticato il significato della discrezione? Un bravo assassino si assicura che il suo lavoro sia notato da molti. No, un bravo assassino mantiene il controllo del suo ambiente. Possiamo discutere di dettagli quanto ti pare. Resta il fatto che ho portato a termine il compito affidatomi da Al-Mualim. Che fa Altair? Tornatene dal vecchio. Vediamo se sta dalla mia o dalla tua parte. Tu e io siamo dalla stessa parte, Malik. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Sì, torniamo da Al-Mualim. Qual è il problema adesso? Un aumento della temperatura. L'Animus si sta surriscaldando. Oh Cristo, c'è sempre qualcosa! Quanto ci vuole? Chi può dirlo? Questi ritardi sono inaccettabili. Voglio una relazione sui progressi a ogni ora. Ci vorrà un po', Desmond. Senti, perché non vai a stenderti? Prenditi un po' di riposo. Possiamo chiacchierare? Se non sbaglio c'era una chiavetta da rubare o delle email da leggere. Se solo ricordassi dove. Perché ti sgrida sempre? È sua la macchina. In teoria non è lui che l'ha costruita. Chi è stato? Tu? No, l'Abstergo ha un team di ingegneri. Che cosa non ha, poi? Ma ho supervisionato io l'assemblaggio. Forse è per questo che ce l'ha tanto con me. È uno stronzo. È sottoposto a grandi pressioni, come tutti non noi. Non posso credere che tu lo stia difendendo. Warren mi ha salvato la vita. Quindi se gli va di urlare, faccia pure. C'ho una paura di non stare registrando che non vi rendete conto. Che vuol dire che ti ha salvato la vita? Non sei l'unico che la sera non torna a casa, Desmond. Aspetta, vuoi dire che tu sei prigioniera? Quando sono stata contattata la prima volta stavo per laurearmi. All'università mi avevano fatto capire che lì non c'era futuro per me. Non avevano apprezzato la mia tesi, la chiamarono pseudoscienza. Dissero che tenermi li avrebbe screditati e messi in imbarazzo. Dovunque era la stessa cosa, altre università. Società con cui facevo colloqui. Presto mi ritrovai senza un soldo e senza tempo. Ero a tanto così dal fare la cameriera. Poi arrivò una lettera. Da Vidic? Aveva seguito la mia carriera fin dagli esordi. Credeva nel mio lavoro e voleva conoscermi, discutere del mio futuro. Non hai idea di quanto piacere mi fece sentirlo. Così ci incontrammo. Che cosa avevo da perdere? E ti ha offerto un lavoro? Sì, qui all'Abstergo. Per collaborare al progetto Animus, potevo testare le mie teorie e dimostrare ai professori che si sbagliavano. Come facevo a rinunciare? Mi sono perso la parte in cui sei diventata una prigioniera. A volte mi chiedo se non ci fossero loro dietro a tutto. Se non avessero manipolato gli eventi per rendermi così disperata. Possono farlo. Possono fare di tutto. Non ci pensavo quando accettai di venire qui. Mi dissero perfino che sarei stata segregata per 6 mesi, massimo un anno. Una volta lanciato il prodotto, la segretezza non sarebbe più stata necessaria. Ma fino ad allora sarei stata un ospite della compagnia. O almeno, questo è quello che mi dissero. E quando l'Animus fu pronto? Arrivarono mentre stavo dormendo. 3 uomini.
armati. Mi trascinarono giù dal letto. Dio. La cosa peggiore è che li conoscevo. Facevano gli spiritosi. Io cercai di scappare. Lui mi colpì. E fu allora che mi disse che dovevo morire. Cristo, che cosa hai fatto? Niente. Continuava a ripetermi che non era vero. E poi arrivò Warren. Gli intimò di allontanarsi da me. E loro gli diedero ascolto. Gesù. Non è un uomo felice, Desmond. Non direi neanche che è buono, ma mi ha salvato la vita. Non sono più tornati. E lui ha promesso che non l'avrebbero mai fatto. Quindi sei ancora bloccata qui a lavorare per questi maniaci? Ma sono viva. Comunque, devo davvero riparare l'Animus. Ci vediamo domani, Desmond. Se solo potessi correre o accelerare. Non sei stanco? Ok. Ma che diavolo? Qui è entrato qualcuno. Sembrerebbe un codice d'accesso. Codice d'accesso. Ok. Proviamo a usarlo, ma c'ho le telecamere che mi spiano. Bomba. Benvenuto Lucy. Mamma mia. Dall'inizio. Warren ha già trovato una autopenna con chiave di accesso nel parcheggio. Devi cominciare a tenerla in tasca anziché continuare a lasciarla prendere dal camice. Cerca di prenderti più cura delle tue cose, Warren. Immagina se l'avessero trovata quelli della sorveglianza. Ci avrebbero chiuso dentro per almeno una giornata a riprogrammare tutti i codici di accesso del sistema informatico. Ottimo, lasciamela sulla scrivania. Preoccupati meno delle mie cose e più di far funzionare l'Animus. Si ricorda a tutti i dipendenti di Abstergo Industries che è vietato discutere di politiche aziendali, procedure e progetti. Alla luce delle vertenze in corso si riporta in seguito la sezione 2.15 il contratto di assunzione. Il dipendente prende atto e accetta che Abstergo bla 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 bla. No, ma queste sono vecchie. Queste le abbiamo già lette. Cara Nancy, le scrivo per sapere qualcosa della morte della mia ex impiegata Leila Marino. Ok, non era Leila Sun. Non so se lei lavorasse qui all'epoca, settembre 2007, pare ci sia stato un incidente, ma non riesco a trovare l'informazione sull'argomento. L'ufficio del coroner indica che il suo fascicolo è stato sigillato. Se si è trattato di un suicidio, perché queste informazioni sono considerate così delicate? Cordiali saluti, Lucy Stillman. Signorina Stillman, mi dispiace, ma non mi ha permesso di discutere di quella impiegata o delle circostanze riguardanti la sua uscita dalla compagnia. Signorina Stillman, mi dispiace, ma... attenzione. Nancy, non capisco perché sia così difficile accedere a queste informazioni. Non ho mai sentito che una compagnia abbia le possibilità di dichiarare informazioni esclusive alla perizia di un coroner. Questo è ridicolo. Era mia amica, voglio solo sapere che cosa le è capitato. Signorina Stillman, mi spiace, ma non sono in grado di rispondere alla sua richiesta. Ho messo Alan Rickin in copia a queste mail e la prego di rivolgere a lui tutte le domande future. Grazie. Si è uccisa per colpa di una relazione con un tizio di nome Neumann. Non ficcare il naso negli affari della compagnia, adesso piantala. Ok, questo è il computer di Lucy. Vediamo se la penna che ho trovato è quella di Warren. No, o perlomeno no. Eccolo! Da pazzi! Ma c'ho tutte le telecamere che mi guardano. Oh, vediamo un po' le conversazioni. E la chiavetta?
Non è quella di Warren allora. No. Ok. Direi che possiamo andare a dormire, fratelli e sorelle nell'amore. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo lungo video, questa seconda parte del blocco di memoria 3. Che dire? Sono Marco Nogi Filipponi, alias Marco4Press. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, condividete, ma soprattutto vi do un comandamento solo: cercate di non essere stronzi. Buonanotte e buone botte. Vamo con la ragolina, loco! Vamo, garato! Al tavolo 4!